interculturale di presentazione dell'opera Imperator di Alexander De Miro, Giusmetti Boyer. Infinitamente grazie a Roma Capitale, Campidoglio, Direzione Generale Musei dei Pitolini, all'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, al Presidente dell'Istituto, Capitano di Vascello, Dottor Ugo Tati, in sua rappresentanza il Dottor Alessandro Carpinelli. Alla missione diplomatica americana per le relazioni internazionali, all'ambasciata onoraria di Santo Domingo, all'Accademia Mondiale delle Scienze Umane per il premio Eccellenza nel Sapere, la sua eccellenza ambasciatore internazionale Andrea Casciotti, ad Alessandra De Miro Giusmetti Boyer, Imperator. Concessione della Biblioteca Nazionale di Parigi di Apoteosi di Claudio Cupertina, da progetto Università di Oxford e opera afferente alla drammaturgia di Aristotele e di Shakespeare, su collazione di fonti storiche. Le unità aristoteliche di tempo, 54 d.C., spazio, corte imperiale per il Palazzo Romano, il Palazzo Britannico, azione, con la protagonista la dinastia Giulio Claudia, con climax nel dialogo interculturale tra l'imperatore di Roma, Claudio, e il re dei Britanni, Caratacra, quali progenitori dell'idea di Unione Europea, in un messaggio di pace dal mondo antico, nell'azione di 24 ore, dal 12 ottobre al 13 ottobre del 54 Annus Domini. L'apertura e chiusura circolare della retorica greca e latina, la scena ultima ed il palcoscenico girevole sono contemplati nella regia di Alessandra De Miro Giusmetti Boyer. Per la shakespeariana con presenza di eventi ed emozioni della vita reale, ed anche con scelta di spazio-tempo della narrazione onnisciente di Tacito. Genuissa Venissa Giulia Claudia, figlia di Claudio e di Agrippina, nella storia e nella leggenda, e preziosa ambasciatrice interculturale della diplomazia romano-britannica. Sua Eccellenza, l'ambasciatore internazionale, Dottor Andrea Casciotti. Innanzitutto buonasera a tutti, buonasera alle personalità presenti, onorevoli convenuti. Questa è una conferenza importante, una conferenza interculturale che viene in un momento storico in cui si è aperto quest'anno giubilare, l'anno in cui due papi hanno aperto la porta, aprono la porta anche alla Chiesa, non solo alla Chiesa, ma anche alle famiglie, alle società, alle associazioni. Ringrazio la principessa Alessandra De Miro Giusmetti per l'evento che è stato organizzato oggi qui in Campidoglio, in questa sala splendida, sala Pietro da Cortona, che comunque rappresenta quello che è un gioiello di identità culturale, identità sociale, soprattutto rappresenta Roma, rappresenta i romani. Questo messaggio di oggi, in cui vogliamo aprire questa conferenza internazionale, è un messaggio che riguarda un po' tutti quanti noi, riguarda soprattutto l'unità dei popoli che si sta cercando adesso, in un'Europa un po' impaurita,
è successo ultimamente. Un segnale importante e forte lo vogliamo dare oggi, da qui da Roma, patrimonio dell'umanità, patrimonio del mondo, un segnale di dimostrazione con quest'opera di atto adolescentismo. Per cui ora vi leggerò la prefazione a quest'opera che abbiamo dedicato un po' a tutti quanti, coloro che hanno voglia e desiderio di poter sentire questa identità, di poter credere in questa costruzione. Una costruzione che comunque viene prima dal di dentro e poi si costituisce al di fuori. Questa costruzione è qualcosa di veramente importante. L'Accademia Mondiale delle Scienze Umane, che raduna quasi più di 300 scientisti in tutto il mondo, ha patrocinato moralmente l'evento. Poi successivamente ci sarà una cerimonia di premiazione, perché è un contenuto d'alto valore scientifico quello che stiamo presentando. È una qualità dell'intelletto umano che impreziosisce la persona, impreziosisce tutti quanti noi, che vogliamo e desideriamo apportare un messaggio universale su tutti i popoli che comunque noi conosciamo, soprattutto anche in un discorso di prossimità, di persone che ci sono accanto a noi. Quindi vado a leggere la prefazione. La prefazione riguarda questo eroe britannico che si scontra con quello che è il più potente esercito al mondo, che è l'esercito romano, viene vinto, però fa una scelta importante, che è una scelta radicale. Lancia un messaggio di speranza e soprattutto di riconoscenza di quello che è stato fatto e della persona, nel nome dell'imperatore, che l'ha conquistato. Questo atto dovrebbe essere preso un po' dai nostri governanti come un atto, diciamo, di benevola coscienza per poter capire le sorti che comunque un pochino attorniano e che comunque ci sono vicine. Carattere, eroe, vinto, saggio, libero, Tacito rappresenta la sintesi di storici dell'antichità greco-romana. Tra le altre storie che racconta c'è quella di Carattaco, capo della tribù dei Catovellani, che combatté contro l'invasione romana promossa dall'imperatore Claudio, fino ad essere sconfitto e catturato nella battaglia di Carattaco. Secondo il costume dei romani, fu portato a Roma per essere esposto alla folla e giustiziato insieme a tutta la sua famiglia. Ma Claudio, prima di farlo uccidere, gli chiese se avesse qualcosa da dire. La descrizione di Tacito e discorso di Carattaco sono i seguenti. Egli poi, come accade con loro che sono traditi dalla sorte, dopo aver chiesto asilo a Carti Mandua, regina dei briganti, e carinate e consegnate ai vincitori, nove anni dopo l'inizio della guerra in Britannia, la fama di lui, divulgatasi per le isole e le province vicine, divenne popolare anche in quest'Italia. Tutti desideravano vedere l'uomo che per tanti anni si era fatto gioco della nostra potenza. Neppure Roma, che regnò nel nome di Carattaco e Cesare, volendo esaltare il proprio prestigio, accrebbe la gloria del vinto. Il popolo fu invitato con uno spettacolo di eccezione e le porte pretorie furono schierate in armi nel piano posto innanzi al loro quartiere. Allora, avanzandosi i clienti del re, si videro gli ornamenti guerreschi, le collane, i trofei, i portali su popoli stranieri. Venivano poi fratelli, la moglie e la figlia, e dall'ultima parte egli stesso. Gli altri si abbassarono per paura, lamentose preghiere, ma Carattaco
implorare misericordia, come fu davanti al Pacco Reale, così parlò. Se nella prospera fortuna avessi avuto motivazioni pari alla mia umiltà, alla mia potenza, io sarei venuto in questa città, quale amico, il non prigioniero. Né tu avresti dispensato l'alleanza di un uomo nobile, di stirpe e signore di molte genti, quando la presente fortuna è per me misera, tanto per te gloriosa. Avevo cavalli, uomini, armi, ricchezze, non per mia volontà le ho perdute. Se voi volete comandare a tutti, ne segue forse che tutti dovremmo accettare la servitù. Se fossi subito consegnato a voi, senza opporre resistenza, né la mia sventura né la tua gloria sarebbero famose, e anche la mia morte ne cancellerebbe ogni ricordo. Al contrario, se mi concederai salva la vita, io sarò eterna testimonianza della tua clemenza. Normalmente i prigionieri al massimo imploravano clemenza, e normalmente lo si faceva fare solo per umiliarli ultimamente prima di ucciderli. Ma Claudio consentì, grazie a tutti quanti, e Caratto e la sua famiglia continuarono a vivere a Roma, scomparendo per sempre dalla storia. Alcuni possono considerare triste questa storia e infine il suo comportamento, ma fu una scelta sensata e senza vergogna, fatta per salvare la sua famiglia e gli altri che con lui erano stati catturati. Caratto rappresenta l'eroe coraggioso che lotta per la libertà senza alcuna paura, e vinto rende onore al vincitore, senza perdere la propria dignità, una diplomazia radicale che non perde il senso dell'onore, ma che accetta le sorti della storia, che dona la grazia e la libertà, dall'obbedienza cieca alla guerra ad ogni costo e senza senso. Caratacolo è nella storia come eroe, vinto, saggio e libero. Con queste parole noi vogliamo aprire questa conferenza internazionale per dare un messaggio importante a tutti quanti noi, che siamo capaci anche nella nostra vita di fare delle scelte importanti. Ma se illuminati dalla saggezza, illuminati dal buon senso, probabilmente queste scelte diventano scelte veramente illuminate. Per questo, a nome dell'Accademia delle Scienze Umane, invito qui il dottor Francesco Molini a venire qua. Invito anche Anna Silvia Angelini a venire qui, che si accomoda, perché dobbiamo consegnare un premio importante alla nostra amica principessa Alessandra De Giuseppe, un premio che la Presidente dell'AIDS Fullo ha già preso per la sua eccellenza nel fare, per aver donato con la sua associazione dei progetti importanti, ma anche delle attività importanti per le donne, proprio dal 25 novembre all'8 marzo, nei 100 giorni contro la violenza delle donne. A nome dell'Accademia delle Scienze Umane, a nome di tutto il Consiglio dell'Accademia delle Scienze Umane, che sono più di 300 scientisti in tutto il mondo, per l'alto valore scientifico, per i contenuti morali, per la forza e il prestigio di quest'opera, noi oggi uniti ti doniamo il premio internazionale dell'Accademia Mondiale delle Scienze Umane. Senatus et plusque Romanus, Caratacus, Rex Britanniae, Victus ac Victoribus traditus est, nono quam bellum in Britannia septum, vocatus populus, praetorie cohortes, stede renatis,
ad insigni spettacoli. Incedentibus regis, fiendis falere fortes. At non caratalus auto fructo dimisso, auto verbis misericordia maritimis, ubi tribunali ad stipit in un modo locutus est. Claudius, Cesar ad Britannia, caratalus rex Britannia ad Cesar. Britannia, Beconia, erat incognita. Ama ignis civitatibus flumen, dividit quod appellando Tamesis, insula triquetra, cuius unus lamus est contra Gallia, neque enum temere illo adit quisquam. Itaque vocatis ad seum ingue mercatoribus, neque quanta esse insule manicuto, neque que auto quante nazione se intolerit, neque venne us novelli aperit, auto quibus institutis. Audacissime, summo loco naus, cuius maiores in sua città de regnum optimera, qui che Cesar proeius virtue ad quensi benevolentia, quod in omni speris singulari eius sopra fuerat usus maiorum locorum restituerat. Claudius, principesque unite convenire, et se civitatesque suas Cesare commendare scelerum. Caratalus, principes Britannia, post quem ad Cesarem convenerat. Claudius, legati ad hostibus missi, ad Cesarem de pace venerat. Caratalus, hic rebus pace confirmata. Claudius, pax. Caratalus, si quanta nobilitas et fortuna mihi fuit, tanta reum prosperatum numeratio quisset, amicus in ac urbem contactus venisse, neque de dignitatus esses claris miorum, ordem cubibus gentibus, in veritatem et federe et pace accide. Ab eius iros arma obes. Neque mea fortuna, neque tua gloria intraduisset, et supplicium meum regio seguerebbe. Ad simbolum servabilis, eternum exempla clemencia ero. Claudius, pax est caractatus, filius meus est Britannicus. Senatus populus Romanus, Alexandros Megas. Venidiam, venidiam, venidiam.
filotes epicrateseos, man autes epicrateseos autes. Aidea, emigale, gratestum tropu vinti genito. Aidea, aidea, iaem tuoi omiti genomenei, tuoi ones unentiasam, em tuoi omiti. Si unentiasam. Sua Eccellenza l'Ambasciatore Internazionale, Dottor Andrea Fasciotti. Per questo le qualità sono veramente qualità reali. Grazie.
Storia insomma.